Oggi, come lei dice, stanno cambiando le forme di lavoro, le modalità di lavoro. Se vogliamo, l'automazione sta anche, mi passi l'espressione, delocalizzando il lavoro. Si lavora anche fuori dalla sede naturale dell'organizzazione imprenditoriale. Ebbene, tutte queste forme presuppongono la condivisione, presuppongono il fatto che il lavoratore venga coinvolto in queste scelte. I lavoratori che si trovano a dover seguire processi di automazione, nel contempo i lavoratori che si trovano di fronte a forme di retribuzione dove assume grande importanza servizi di welfare. Allora, io come lavoratore devo capire, conoscere e partecipare, condividerle queste. Dovrò fare una scelta, capire qual è la strategia aziendale, se devo lavorare fuori, se ad esempio l'impresa mi offre un servizio di welfare e che servizio mi offre, qual è il servizio che può essere funzionale ai bisogni della mamma che deve portare il bimbo all'asilo e così via. In sostanza, il lavoro oggi si sta enucleando tutta una serie di dinamiche che necessariamente presuppongono, nell'interesse non soltanto del dipendente ma anche dell'imprenditore, condivisione, partecipazione e comune orientamento dell'attività. Questo sia ben chiaro. Non vuole offrire una visione dell'impresa dove non ci sono anche interessi contrapposti, l'interesse dell'imprenditore e l'interesse dei lavoratori. Però innegabilmente la organizzazione dell'impresa sta sempre più evolvendo verso forme comunitarie di condivisione delle quali non si può non tener conto.